Sabato 11 aprile siamo di fronte al Teatro Sociale di Pinerolo, questa sera va in scena lo spettacolo Mi fido di te, uno spettacolo sulla violenza di genere che è stato realizzato con 10 cortometraggi da 600 ragazzi e ragazze degli istituti superiori del Pinerolese e del Collegio Valdese di Torre Pellice. 91 ragazzi coinvolti nella realizzazione di questi cortometraggi per dire no alla violenza di genere, no alla violenza alle donne, ma non solo. Paola Paschetto, responsabile del progetto Mi fido di te, ma che cos'è Mi fido di te? Allora, è un progetto culturale della Diaconia Valdese di sensibilizzazione della violenza sulle donne, quindi della violenza di genere. Alessandra Mattiola, counselor, lei è stata coinvolta anche nel progetto Mi fido di te, in che modalità? Soprattutto in una fase che è quella del parliamoci, che è uno spazio per i ragazzi per poter venire a fare una chiacchierata, confrontarsi rispetto alle tematiche sia di genere, sia legate alla violenza, ma anche a tematiche che sono più legate alla crescita, quindi a delle difficoltà o desiderio di confrontarsi. Anna Giampiccoli, regista e curatrice del progetto di questa sera, Mi fido di te. Che cosa succede stasera a Pinerolo? Allora, questa sera i ragazzi che hanno partecipato a questo grande progetto in diverse fasi presentano oggi quello che è stato il lavoro, diciamo, conclusivo di tutto il progetto, che è stata la realizzazione di questi 10 cortometraggi che hanno realizzato all'interno delle loro scuole, dei loro istituti. Daniela Nevash, professoressa al Liceo Porporato di Pinerolo, lei ha coinvolto delle classi di ragazzi in questo progetto. Mi fido di te, di cui sono protagonisti questa sera con i loro cortometraggi. Come mai li ha coinvolti e qual è il suo ruolo oggi? Beh, intanto mi trovo ad avere un duplice ruolo in questa serata, perché io sono una delle socie fondatrici dell'associazione Anlib che ha partecipato al progetto. A me era piaciuto molto l'impostazione, ho partecipato ai primi incontri di preparazione del percorso e mi è piaciuto il fatto che si andasse a lavorare con i ragazzi sulle relazioni. Se non si parte di lì non si risolve niente, e lavorando sulle relazioni capire che il possesso, il potere si manifestano già, non so, dal controllo del cellulare piuttosto che dal controllo delle amicizie, piuttosto che il diario, leggere il diario eccetera. Molte allieve pensano che l'interesse del proprio ragazzo giustifichi questo atteggiamento, mentre è un presupposto a volte di atteggiamenti sbagliati, quindi già riconoscerli all'inizio. La cosa molto bella che hanno fatto le conduttrici, che hanno veramente fatto un grandissimo lavoro e molto importante e impegnativo, è stato di renderli attori. I ragazzi delle scuole superiori del Pinerolese che hanno partecipato al progetto e alla realizzazione dei cortometraggi Mi fido di te, come affrontate le tematiche di genere in classe a scuola? Ne parliamo con la nostra professoressa principalmente di psicologia e poi le affrontiamo a dibattiti, comunque ognuno dice la sua e si cerca di trovare comunque la soluzione migliore per tutti. Nella realizzazione dei cortometraggi invece com'è stata? Voi siete protagonisti? Sì, siamo stati protagonisti, abbiamo cercato di utilizzare metodi differenti per mandare lo stesso messaggio. Come sono stati toccati i maschi dalle problematiche della violenza di genere? Ma principalmente il progetto è incentrato sulla violenza sulle donne, c'è stata solo una piccola parte dedicata ai maschi, anche perché la percentuale è comunque molto bassa. Hai partecipato a qualche scena che verrà proiettata questa sera? Sì, è tipo un cambio di pensiero, c'è la prima la parte quella negativa, poi il pensiero poi positivo. Laura Zoggia, presidente di Svolta Donna, una realtà molto conosciuta nel Pinerolese che si occupa di aiutare donne in difficoltà. Qual è la relazione di Svolta Donna con il progetto Mi fido di te? Allora, noi abbiamo collaborato a questo progetto perché questo progetto interessava le scuole e noi abitualmente abbiamo un gruppo di persone che fa cultura della non violenza nelle scuole con del ritorno di aspettativa veramente entusiasmante, perché i ragazzi recepiscono molto bene.